L'uomo sta per esplorare una nuova e sorprendente frontiera nello spazio. Gli asteroidi. Gli asteroidi potrebbero aiutarci a rispondere a molti dei quesiti che sono alla base della conoscenza del nostro pianeta. Questi piccoli corpi celesti potrebbero un giorno essere utilizzati come riserva mineraria o luoghi di sosta per futuri viaggi nello spazio. Tuttavia, potrebbero anche costituire una minaccia per la Terra, rischiando di provocare una catastrofe planetaria come quella che ha sterminato i dinosauri. 60 milioni di anni fa un asteroide di 10 chilometri si schiantò sulla Terra e in futuro potrebbe verificarsi un altro impatto di questa portata. Gli esperti si stanno preparando a questa improbabile eventualità localizzando gli asteroidi più vicini alla Terra che potrebbero minacciare la sopravvivenza della nostra specie. Ma c'è ancora molto da fare. Al momento la NASA sta conducendo diverse campagne osservative con l'ausilio di potenti telescopi per individuare asteroidi potenzialmente pericolosi che in futuro potrebbero costituire una minaccia per la Terra. Gli asteroidi potrebbero anche aiutarci a risolvere le grandi incognite riguardanti l'origine del Sistema Solare e la formazione dei pianeti. È possibile che abbiano contribuito a inviare gli elementi della vita sulla Terra. Bennu è un asteroide molto interessante. Appartiene al tipo di asteroidi che potrebbe aver portato la vita sulla Terra. Diverse missioni della NASA, dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e della JAXA, l'Agenzia Giapponese per l'Esplorazione Aerospaziale, hanno recentemente preso in esame alcuni di questi misteriosi corpi celesti, portando a scoperte incredibili. La missione Lucy ci permetterà di esplorare per la prima volta i troiani di Giove, permettendoci di osservare da vicino ben 6 asteroidi diversi in un'unica missione. In un futuro prossimo, gli asteroidi potrebbero diventare potenziali giacimenti minerari, dando il via a una nuova febbre dell'oro nello spazio. Per quanto ne sappiamo oggi, lo spazio ospita riserve minerarie infinite, quindi si tratta di una frontiera davvero molto redditizia. Nei decenni a venire assisteremo a una vera e propria rivoluzione dell'industria spaziale. L'esplorazione e il conseguente sfruttamento minerario degli asteroidi aprirà le porte a scenari del tutto inediti. Dopo un viaggio durato oltre 2 anni, il 3 dicembre 2018, la sonda della missione Osiris-Rex ha finalmente raggiunto il suo obiettivo, l'asteroide Bennu. Bennu è un asteroide carbonaceo, il che significa che è costituito prevalentemente di carbonio, come tutte le forme di vita terrestri e come la Terra stessa. Il culmine di questa ambiziosa missione della NASA sarà raggiunto quando il braccio meccanico della sonda toccherà la superficie di Bennu, preleverà un campione di suolo e lo porterà sulla Terra. Questo minuscolo campione ci consentirà di rispondere a domande fondamentali, quali da dove proveniamo e che futuro ci attende. Bennu custodisce i segreti della storia del Sole e dei pianeti, nonché dell'origine della vita sulla Terra, dal momento che, come tutti gli asteroidi, è un residuo del processo di formazione del Sistema Solare. Bennu è un asteroide molto interessante per diverse ragioni. Innanzitutto è il primo asteroide carbonaceo di cui abbiamo prelevato dei campioni e, in secondo luogo, appartiene al tipo di asteroidi che potrebbe aver portato la vita sulla Terra. Bennu non è che uno dei centinaia di migliaia di asteroidi che fluttuano nel nostro Sistema Solare. Questi piccoli corpi rocciosi hanno forma irregolare, benché alcuni siano quasi sferici, e sono spesso disseminati di crateri.
La maggior parte degli asteroidi si trova in una regione compresa tra Marte e Giove, chiamata fascia principale. Tuttavia, nel Sistema Solare sono presenti altri asteroidi. I cosiddetti troiani sono asteroidi che condividono la stessa orbita di un pianeta maggiore, ma non collidono con esso. Gli asteroidi troiani sono dei corpi che orbitano intorno ai punti lagrangiani di un pianeta. Questi punti si trovano a 60 gradi prima e dopo il corpo che orbita. Prendiamo ad esempio un pianeta e il Sole. La risultante tra l'attrazione gravitazionale di un oggetto situato a 60 gradi tra questi due corpi sommata alla forza centripeta di rotazione è nulla, per cui posizionando un corpo in quel punto esatto rimarrà lì per sempre. Gli asteroidi troiani sono residui che non sono stati incorporati nella formazione dei pianeti e ciò che li rende così interessanti è il fatto che sono corpi antichi che condividono l'orbita con Giove. Il gruppo principale di questo tipo di asteroidi è costituito dai troiani di Giove, che si ritiene siano altrettanto numerosi quanto quelli della fascia principale. Anche Marte e Nettuno hanno asteroidi troiani, ma sono meno numerosi di quelli di Giove. L'altra popolazione principale di asteroidi è formata dagli oggetti Near Earth. Gli asteroidi Near Earth sono corpi le cui orbite intersecano quella terrestre, per cui potrebbero potenzialmente colpire la Terra. Gli asteroidi Near Earth sono all'incirca 1000 volte meno numerosi di quelli della fascia principale. Questa conta circa 1 milione di corpi dal diametro superiore a 1 chilometro, mentre il gruppo degli asteroidi Near Earth ne ha più o meno 1 migliaio. Ciò nonostante, non tutti gli asteroidi presenti nel nostro sistema solare appartengono a uno di questi due gruppi, asteroidi Near Earth e troiani, né si trovano nella fascia principale. Ci sono rare eccezioni. Il 18 ottobre 2017, la comunità scientifica internazionale è rimasta scioccata quando gli astronomi hanno scoperto che un asteroide molto particolare era passato vicino alla Terra. Questo asteroide sembra avere una lunghezza di almeno 3 volte superiore al suo diametro, ma è possibile sia persino 8, 9 o 10 volte più lungo. È un corpo che non era mai stato avvistato all'interno del Sistema Solare, di cui ignoriamo il processo di formazione. Inizialmente si riteneva che provenisse dalla nube di Oort, una regione situata all'esterno del Sistema Solare, i cui corpi celesti possono avere orbite molto eccentriche che li portano ad attraversare il Sistema Solare interno a velocità di oltre 60 km al secondo. Ma questo strano oggetto si muoveva all'incredibile velocità di 87 km al secondo, troppo rapidamente per provenire dal nostro Sistema Solare. Doveva quindi essere originario di un altro sistema planetario. Questa è stata la prima scoperta di un corpo interstellare. L'asteroide è stato battezzato Oumuamua, che significa messaggero da un lontano passato in lingua hawaiana. Oumuamua è il primo asteroide interstellare mai avvistato. Si tratta di un corpo celeste proveniente da un altro sistema planetario che ha attraversato il nostro sistema solare e che al momento è in procinto di uscirne e allontanarsi da noi. Tutto questo è davvero straordinario perché viviamo in un'epoca in cui i nostri telescopi sono così potenti che, monitorando il cielo regolarmente, ci hanno consentito di individuare il primo asteroide interstellare. È probabile che altri oggetti abbiano attraversato il nostro sistema solare e che noi non ce ne siamo accorti. Se questo fosse il messaggero di un altro sistema planetario, che cosa potrebbe dirci sulle sue origini? Vista la sua eccezionale velocità, è stato possibile studiarlo per un lasso di tempo estremamente ridotto. Di conseguenza, poco dopo la sua scoperta, il 24 ottobre, ha avuto inizio una corsa selvaggia da parte degli astronomi di tutto il mondo per accedere ai dati dei telescopi e svelarne i segreti. La composizione chimica di Oumuamua è stata analizzata con l'ausilio di sistemi fotometrici che hanno stabilito che ha una colorazione rossastra e che presumibilmente proviene dalla parte più interna del suo sistema planetario.
Tuttavia, il grande mistero di questo oggetto interstellare è la sua velocità di 87 km al secondo, di gran lunga superiore rispetto a quella di qualunque corpo del nostro sistema solare. Quel corpo celeste aveva forze non gravitazionali molto accentuate, il che è alquanto insolito. Nelle comete le forze non gravitazionali si manifestano sotto forma di polveri che si sollevano dalla superficie in seguito all'emissione di gas. Ma su questo corpo celeste non abbiamo visto polveri. Quindi la domanda è: come faceva a emettere gas senza sollevare polveri? Questo ci fa capire che questo corpo celeste è insolito se paragonato a quelli nati nel nostro sistema solare. E questo è un vero mistero. Anche se ignoriamo quale sia l'esatta composizione di Oumuamua, conosciamo bene quella degli asteroidi che osserviamo e studiamo da decenni. La maggior parte degli asteroidi appartiene alle seguenti tre categorie: tipo C, tipo S e tipo M. Gli asteroidi di tipo C o carbonacei, noti come condriti ordinarie, sono i più comuni. Si ritiene che abbiano una composizione simile a quella del Sole, ma senza idrogeno, elio e gas volatili. Hanno un colore scuro e sono alcuni dei corpi celesti più antichi di tutto il sistema solare. Gli asteroidi di tipo S sono composti di silicati e ferro-nichel. Costituiscono il 17% della popolazione totale di asteroidi e sono i secondi più diffusi. Gli asteroidi di tipo S hanno una composizione molto simile ad altri oggetti rocciosi e si ritiene che siano molto simili al tipo più comune di meteoriti caduti sulla Terra, le condriti ordinarie. Gli asteroidi di tipo M sono corpi metallici e sono più luminosi degli asteroidi di tipo C. Sono composti di nichel, ferro, iridio, platino, oro e altri metalli preziosi, sia in forma pura sia combinata con diverse percentuali di rocce. Gli asteroidi di tipo M sono molto rari. Alcuni di essi sono metallo puro e si ritiene che siano nati dall'interno di altri asteroidi. I materiali presenti nel nucleo sarebbero fuoriusciti in seguito a violente collisioni. Tuttavia, altri asteroidi di tipo M hanno una composizione diversa e ci sono ancora moltissime incognite che riguardano questi corpi celesti. Uno dei modi migliori per studiare la composizione di un asteroide è analizzare i meteoriti in un laboratorio di mineralogia applicata, poiché molti di essi provengono dagli asteroidi. L'equipe del laboratorio di mineralogia del Dipartimento di Geologia e Ingegneria Geologica della Colorado School of Mines è in grado di esaminare la composizione di qualunque campione di meteorite con estrema precisione. I meteoriti sono frammenti di materia rocciosa o metallica trasportati da corpi celesti nel sistema solare e caduti sulla Terra. Analizzandoli in laboratorio, possiamo determinarne la composizione chimica e stabilire quali minerali contengono, al fine di estrapolare il potenziale di altri corpi celesti presenti nel sistema solare. Nel nostro laboratorio ci serviamo di macchine a vettori di supporto e utilizziamo un microscopio elettronico a scansione per analizzare i campioni. Per prima cosa bisogna prepararli. È fondamentale che abbiano una superficie perfettamente liscia. Quindi vanno sempre lucidati al micrometro. La superficie deve essere levigata in modo che, colpendo il campione, il fascio del microscopio non incontri alcuna interferenza che potrebbe alterare il risultato della nostra interazione. Quando il fascio di elettroni colpisce il campione di meteorite, il passo successivo è analizzare il prodotto dell'interazione del suddetto fascio con il campione. Una volta che abbiamo il risultato, consultiamo la lookup table, contenente le caratteristiche e le proprietà di tutti i minerali che sono di nostro interesse. Dopodiché il nostro programma, il software di mineralogia applicata, genera un'immagine in falso colore che si basa sulle definizioni scritte e sul confronto dei dati analitici con quelli presenti nella nostra lookup table.
In questo modo è possibile stabilire se il campione contenga una quantità maggiore o minore di ferro, nichel, platino o di qualunque altro minerale. Tutti gli asteroidi, indipendentemente dalla loro composizione, sono residui rocciosi del processo di formazione dei pianeti, verificatosi all'incirca 4,6 miliardi di anni fa. Custodiscono indizi preziosi che ci permetterebbero di fare luce sul nostro passato più remoto. Sono decenni che esploriamo e studiamo gli asteroidi per tentare di capire cosa sia accaduto prima di noi, prima dello sviluppo della vita sulla Terra e prima della Terra stessa. Gli asteroidi, considerati fossili fluttuanti nello spazio, possono aiutarci a tracciare l'evoluzione del sistema solare da quando non era che un disco protoplanetario fatto di gas e polveri. Gli asteroidi possono aiutarci a comprendere meglio il processo di formazione dei pianeti e l'origine della vita sulla Terra, dato che alcuni esperti sostengono che sia stato il violentissimo impatto con alcuni asteroidi a portare gli ingredienti della vita sul nostro pianeta. Gli asteroidi non sono semplicemente i resti di un remoto passato, ma costituiscono una concreta minaccia. Alcuni passano molto vicino alla Terra e potrebbero colpirla un giorno, come è accaduto in passato, quando uno di essi ha portato all'estinzione dei dinosauri. «60 milioni di anni fa, un asteroide di 10 chilometri si schiantò sulla Terra. Questa è una delle teorie sull'estinzione dei dinosauri più accreditate. In futuro potrebbe verificarsi un altro impatto simile, benché al momento sia improbabile, perché non è ancora stato individuato alcun asteroide». Qualche anno fa, un corpo celeste grande come un palazzo ha colpito l'atmosfera sopra la città di Chelyabinsk, in Russia. È stato un evento di portata minore, ma ha comunque avuto un impatto devastante sulla città. Gli scienziati monitorano costantemente gli asteroidi le cui orbite intersecano quella terrestre e gli asteroidi Near Earth, che si spingono entro i 45 milioni di chilometri dalla nostra orbita e quindi costituiscono un potenziale pericolo. Il problema è capire come intervenire. Al momento la NASA sta conducendo diverse campagne osservative con l'ausilio di potenti telescopi per individuare asteroidi potenzialmente pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per la Terra in futuro. Finora si ritiene sia stato possibile localizzare tutti gli asteroidi di un chilometro e i corpi di grandi dimensioni che potrebbero colpire la Terra. Tuttavia, esistono oggetti dal diametro di mezzo chilometro o di 100 metri comunque molto pericolosi che non è ancora stato possibile individuare. Bennu, l'obiettivo della missione OSIRIS-REx, è uno degli asteroidi più potenzialmente pericolosi per la Terra di cui si sia a conoscenza, benché le probabilità che si scontri con il nostro pianeta sono relativamente basse. La NASA non è ancora in grado di controllare o modificare la traiettoria di un asteroide. Si sta ancora tentando di capire quali asteroidi potrebbero scontrarsi con la Terra e in che modo modificarne la traiettoria. Non a caso uno degli obiettivi della missione OSIRIS-REx è stabilire quale sia l'orbita dell'asteroide Bennu e in che modo sarebbe possibile deviarla. A questo scopo, la NASA ha lanciato la missione DART, che collauderà una tecnica pensata per difendere la Terra da eventuali futuri impatti con asteroidi, il cui obiettivo principale è tentare di modificare la traiettoria di un asteroide. Al momento non esiste un protocollo internazionale che stabilisca in che modo intervenire nel caso venga identificato un asteroide potenzialmente pericoloso. Ciò nonostante, ci sono diverse organizzazioni non governative che si occupano della questione. Una delle più attive è la B612 Foundation, il cui scopo è proteggere la Terra dagli impatti con asteroidi e promuovere lo sviluppo e la diffusione di protocolli di difesa internazionali.
Esistono diversi enti a livello mondiale coinvolti nell'individuazione degli asteroidi e nella difesa da questi ultimi. E uno di questi è la B612 Foundation. La B612 Foundation si sta impegnando per far sì che i dati scientifici riguardanti gli asteroidi diventino accessibili a livello mondiale, affinché la comunità istituzionale e scientifica possa attingervi per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi. Nella storia recente non si sono verificati impatti che hanno portato a estinzioni di massa, ma non è escluso che ciò possa accadere in futuro se non si interverrà in qualche modo. Alcuni dei crateri più ampi della Terra, risalenti a milioni di anni fa, sarebbero in grado di contenere una metropoli o persino uno stato di piccole dimensioni. Uno dei crateri più stupefacenti scoperti di recente è situato in un'area remota della Groenlandia nord-occidentale, sepolto sotto quasi un chilometro di neve. Ha una profondità di 300 metri e un diametro di 31 chilometri, maggiore di quello di Parigi. Questo cratere risale a meno di 3 milioni di anni fa, quando un meteorite largo oltre 800 metri si schiantò in questa zona. Se al giorno d'oggi si verificasse un impatto di questa portata, le conseguenze sarebbero devastanti. Nel corso degli ultimi 10 anni, i governi hanno preso coscienza di questo problema e hanno cominciato a prendere provvedimenti sul fronte della difesa planetaria dagli asteroidi. Grazie al Large Synoptic Survey Telescope, LSST, della National Science Foundation degli Stati Uniti, che entrerà in servizio fra 5 anni, e alla selezione del telescopio spaziale NEOCAM come finalista nel programma Discovery della NASA, gli scienziati saranno in grado di localizzare il 90% degli asteroidi Near Earth di larghezza superiore ai 140 metri nell'arco di circa 10 anni. Dobbiamo fare qualcosa, oppure un giorno non avremo più la possibilità di interrogarci sugli asteroidi, perché questi ultimi ci avranno sterminati. Gli asteroidi sono alcuni dei corpi celesti più antichi di tutto il Sistema Solare. In quanto fossili che fluttuano nello spazio sin dagli stadi primordiali della Terra, contengono informazioni chiave sull'origine della vita, poiché si ritiene che abbiano inviato gli ingredienti della vita sulla Terra subito dopo la sua formazione. Gli asteroidi sono dei corpi celesti molto affascinanti, ma vengono, per così dire, sottovalutati, io credo. Gli asteroidi potrebbero aiutarci a rispondere a molti dei quesiti che sono alla base della conoscenza del nostro pianeta. Oltre agli asteroidi, anche le comete e gli altri corpi minori custodiscono preziosi spunti per la comprensione del nostro pianeta. Le comete sono molto simili agli asteroidi. Entrambi sono frammenti di un passato molto lontano, fossili che fluttuano nello spazio sin dagli albori del Sistema Solare. Tuttavia, se gli asteroidi sono composti di metalli e materiale roccioso, le comete sono costituite di ghiaccio, polvere, materiali rocciosi e composti organici. Una cometa è un corpo su cui è presente attività, mentre nel caso degli asteroidi generalmente non è così, benché ci siano dei rari casi in cui anche questi ultimi mostrano attività. Le comete hanno un'eccentricità orbitale molto accentuata, per cui quando una di esse si avvicina al Sole, la luce solare surriscalda i gas ghiacciati, dando origine alla caratteristica scia di gas e polveri. Due missioni dedicate allo studio delle comete ci hanno permesso di svelare alcuni dei loro segreti. La Deep Impact della NASA e la Rosetta dell'ESA, una delle missioni più importanti condotte dall'Agenzia Spaziale Europea. Nel 2005, alcune delle nostre certezze riguardanti la formazione delle comete e il loro ruolo nell'inviare gli elementi della vita sulla Terra sono state ribaltate grazie alla missione Deep Impact della NASA, una pioniera nello studio di questi misteriosi e affascinanti corpi celesti. La sonda ha raggiunto la cometa Tempo 1 il 3 luglio 2005,
e il giorno seguente ha rilasciato un proiettile di impatto o impattatore sulla sua superficie, generando quello che in un primo momento è sembrato un lampo di luce, ma più tardi si è rivelato essere una nube di ghiaccio e polvere sollevatasi dal cratere da impatto. La missione Deep Impact è stata la prima a tentare di penetrare al di sotto della superficie di una cometa. Ciò ha portato a numerose nuove scoperte circa le comete e la loro composizione, compresa la presenza di acqua ghiacciata e materiali organici. La missione Deep Impact è un esempio perfetto del genere di tecnologia sulla quale vorremmo poter contare in futuro per deviare la traiettoria di un corpo potenzialmente pericoloso. L'impattatore era stato programmato per colpire il nucleo della cometa Temple 1, non con l'obiettivo di deviarla, ma per consentirci di esaminare le proprietà sotto la superficie di quella cometa. Oltretutto, questa è stata la prima volta in cui una missione spaziale si è servita di una sonda il cui scopo specifico era provocare un impatto su un oggetto near Earth, e questa è stata una sorta di esercitazione collaterale per testare il metodo di impatto cinetico per deviare gli asteroidi. Ciononostante, abbiamo dovuto attendere quasi un decennio fino alla successiva missione per lo studio delle comete per conoscere meglio questi misteriosi corpi celesti. È stata la missione Rosetta dell'ESA che prevedeva l'utilizzo della sonda omonima per studiare la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko a fornirci nuovi dati riguardanti le comete. Il 12 novembre 2014 ha segnato un punto di svolta. Il lander Philae si è sganciato dalla sonda per posarsi sulla superficie della cometa, diventando il primo veicolo della storia a portare a termine una simile impresa. Rosetta ha raccolto dati preziosi riguardo alla cometa, mostrandoci la notevole varietà di strutture presenti sulla superficie e i mutamenti che contribuiscono alla sua attività, tracciando un complesso profilo della sua evoluzione. Una delle motivazioni che hanno portato allo sviluppo della missione Rosetta è stato stabilire se le comete avessero ricoperto un qualche ruolo nell'invio di acqua sulla Terra o nel trasporto di composti organici. Io credo che i dati raccolti nel corso della missione dimostrino chiaramente che la cometa non ha contribuito in modo significativo all'invio di acqua sulla Terra. Analizzando gli isotopi di idrogeno, come i deuteri ad esempio, presenti sulla cometa, notiamo che hanno proprietà ben distinte rispetto a quelli dell'acqua sulla Terra, per cui questo non lascia molto spazio all'ipotesi che la nostra acqua provenga dalle comete, ed è un aspetto che non va sottovalutato. Per quanto riguarda il materiale organico, il dibattito è tuttora in corso. Le comete contengono un gran numero di composti organici e quindi, in teoria, è possibile che abbiano inviato materiale organico sulla superficie terrestre, ma è ancora incerto se abbiano contribuito in maniera significativa alla formazione di quelle strutture organiche complesse che in seguito hanno portato allo sviluppo della vita sulla Terra. Dopo aver analizzato i dati a disposizione, gli scienziati sono giunti alla scioccante conclusione che le comete non hanno portato l'acqua sulla Terra. D'altro canto, esiste una teoria secondo la quale gli ingredienti indispensabili alla vita sulla Terra sarebbero stati trasportati dagli asteroidi. Il punto di svolta sarebbe scoprire quanta acqua è presente al loro interno, il che permetterebbe di dimostrare il loro contributo allo sviluppo della vita sul nostro pianeta. Sono in corso due missioni che potrebbero aiutarci a rispondere a questa domanda: la missione giapponese Hayabusa 2 sull'asteroide Ryugu e la OSIRIS-REx della NASA sull'asteroide Bennu. Entrambe le sonde preleveranno dei campioni di materiale dagli asteroidi e li porteranno sulla Terra per un'analisi più approfondita. L'obiettivo della missione OSIRIS-REx consiste nel prelevare dei campioni di roccia da Bennu per poi portarli sulla Terra perché vengano analizzati in cerca di amminoacidi. Il confronto dei due asteroidi, Bennu e Ryugu, e lo studio delle loro somiglianze e differenze ci fornirà senza dubbio informazioni preziose.
La prima a essere lanciata è stata la sonda Hayabusa 2 dell'agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale, che ha lasciato la Terra nel dicembre del 2014. Lo scopo di questa missione è raggiungere Ryugu, un asteroide di circa un chilometro. Sembra appartenere a una classe di condriti carbonacee primitive, ma il dato interessante è che deriva da un progenitore diverso rispetto a, mettiamo, Bennu. Può essere che questi due asteroidi abbiano due corpi progenitori diversi originari della fascia principale, ma è anche possibile che il progenitore sia il medesimo. Queste missioni ci permetteranno di indagare la natura degli asteroidi maggiori primitivi della fascia principale. La sonda ha raggiunto Ryugu il 27 giugno 2018. Ha dispiegato tre piccoli rover sul suolo dell'asteroide, alcuni dei quali hanno già inviato sulla Terra delle immagini straordinarie. Tuttavia, il momento clou della missione è stato il 22 febbraio 2019. Quel giorno il veicolo è stato in grado di compiere la manovra più complicata, il primo touchdown. La sonda ha raccolto un piccolo campione di terra dalla superficie dell'asteroide. Era la seconda volta che l'umanità portava a termine una simile impresa. Queste sono le immagini del primo, storico touchdown. La Hayabusa 2 spera di riportare sulla Terra fra i 10 e i 100 mg di materiale per uno studio più approfondito. L'obiettivo è fare luce sulla genesi della vita analizzando i campioni acquisiti da un corpo celeste primordiale come un asteroide di tipo C, per studiare la materia organica e l'acqua nel sistema solare e in che modo essi coesistono e si influenzano a vicenda. L'altra missione di raccolta di campioni su un asteroide tuttora in corso è l'Osiris-Rex della NASA. Il 3 dicembre 2018, dopo un viaggio di 1,9 miliardi di chilometri, la sonda ha raggiunto il suo obiettivo, l'asteroide Bennu, ed è entrata in orbita. Si prevede che farà ritorno sulla Terra rilasciando una capsula contenente il campione raccolto nel 2023. Il lancio della missione Osiris-Rex è avvenuto nel settembre del 2016 e avrà una durata complessiva di 7 anni. Nel 2018 abbiamo raggiunto l'asteroide, nel 2019 abbiamo iniziato la raccolta dati che continuerà per tutto il 2020 e nel 2021 faremo ritorno sulla Terra. La missione Osiris-Rex ci fornirà informazioni chiave sul processo di formazione del Sistema Solare, poiché l'asteroide Bennu è un fossile risalente agli albori del nostro Sistema Solare, nonché di comprendere meglio le origini della vita sulla Terra, dal momento che, in quanto asteroide di tipo C, potrebbe contenere al suo interno i precursori molecolari della vita e degli oceani. Uno dei motivi per cui vogliamo scoprire se su Bennu ci siano degli aminoacidi è che ancora ignoriamo con certezza in che modo i mattoni della vita siano giunti sulla Terra. Una delle teorie è che alcuni asteroidi siano entrati in collisione con il nostro pianeta. E se tali corpi contenevano aminoacidi, questo avrebbe gettato le basi per la vita. L'Osiris-Rex analizzerà le proprietà fisiche e chimiche di Bennu, che sarebbero di fondamentale importanza nella gestione di un potenziale impatto. Il touchdown sul suolo dell'asteroide avverrà tramite il cosiddetto strumento di acquisizione dei campioni Touch and Go o TAGSAM, che consiste in un braccio robotico con una testa di campionamento all'estremità. Il braccio TAGSAM, che è una sorta di aspirapolvere estremamente costoso, viene calato sulla superficie di Bennu da una distanza di circa 2 metri. Dopodiché, grazie a un getto di azoto gassoso, solleva le polveri e la regolite presenti sul suolo dell'asteroide. Queste vengono raccolte all'interno di un vano di forma cilindrica che verrà custodito a bordo della sonda e riportato sulla Terra. Dagli asteroidi più distanti che orbitano oltre Giove, agli oggetti Near Earth, ciascun corpo celeste custodisce degli indizi per ricostruire gli spettacolari eventi che hanno plasmato il nostro sistema solare, rendendolo ciò che è oggi.
Studiando questi piccoli corpi celesti, possiamo arrivare a capire in che modo si sono aggregati per dare vita a pianeti più grandi e in che periodo si sono scontrati in massa sulla superficie primitiva della Terra. Tutto ebbe inizio con un disco protoplanetario composto di polveri, ovvero minuscole particelle di roccia, metallo e ghiaccio in orbita attorno al nostro Sole primitivo. Gli asteroidi possono aiutarci a determinare in che modo i pianeti si siano formati attraverso un progressivo raggruppamento di oggetti minori. Gli asteroidi non sono che residui dei corpi celesti originari che hanno formato i pianeti. Riteniamo che in origine il nostro sistema solare fosse costituito principalmente di gas e polveri, che gradualmente si sono uniti per dare origine a corpi sempre più grandi, diventando degli oggetti molto simili agli asteroidi. Alcuni di questi oggetti hanno continuato a crescere e infine sono diventati dei pianeti o comunque altri tipi di corpi maggiori, mentre quelli più piccoli che non sono stati incorporati nei pianeti sono quelli che noi oggi chiamiamo asteroidi. Perciò sono rimasti pressoché immutati dagli albori del sistema solare circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Gli asteroidi possono aiutarci a comprendere in che modo i pianeti si siano formati in seguito alla progressiva aggregazione di oggetti minori. Due dei corpi celesti più peculiari, che potrebbero essere più utili in questo senso, sono Vesta e Cerere. Sono i corpi più massicci della fascia principale di asteroidi, due protopianeti che non si sono mai sviluppati abbastanza da diventare dei pianeti veri e propri. La sonda Dawn della NASA, che ha da poco portato a termine la sua missione, ha orbitato intorno a entrambi, dimostrando che questi due corpi sono molto diversi dagli altri asteroidi. La missione Dawn della NASA aveva come scopo l'analisi approfondita dei principali corpi della fascia principale di asteroidi. Gli obiettivi erano l'asteroide Vesta e il pianeta nano Cerere, che sono gli oggetti più massicci della fascia principale fra l'orbita di Giove e quella di Marte. Il nome della missione è già di per sé molto evocativo. Dawn significa principio e non a caso il nostro obiettivo era cercare di capire in che modo si è formato il sistema solare. E Vesta e Cerere, gli obiettivi della missione, erano considerati, e lo sono tuttora, corpi originatisi agli inizi del processo di formazione del sistema solare. Potremmo definirli dei pianeti nani. Uno si chiama Cerere e ha un diametro di oltre 900 km e l'altro si chiama Vesta ed è largo oltre 500 km. Questi due asteroidi hanno una composizione e una natura estremamente diverse. Il 1 novembre 2018 la missione Dawn si è conclusa. Al momento la sonda è in orbita intorno a Cerere, dove rimarrà per decine di anni. Dawn ha scoperto che, mentre molti asteroidi non sono che un agglomerato casuale di detriti, l'interno di Vesta e Cerere è stratificato e il materiale più denso si trova nel loro nucleo. L'asteroide Vesta sembra quasi una versione in miniatura di un pianeta formatosi nel sistema solare interno. Crediamo che a un certo punto abbia raggiunto una temperatura tale da fondersi al suo interno. La roccia basaltica presente sulla crosta fa ipotizzare che sia stato interessato da un processo di eruzione in cui le lave basaltiche sono fuoriuscite dal nucleo. Si ritiene che ci siano alcuni tipi di meteoriti che provengono dall'asteroide Vesta. Così abbiamo deciso di analizzarlo per tentare di determinare le differenze tra le immagini documentate dalla sonda e l'analisi dei campioni giunti sulla Terra. È affascinante pensare che abbiamo la possibilità di studiare direttamente un frammento di Vesta qui sulla Terra. Grazie ad alcuni campioni di meteorite, l'equipe del Laboratorio di Mineralogia del Dipartimento di Geologia e Ingegneria Geologica della Colorado School of Mines è in grado di studiare i principali componenti della superficie del protopianeta. Questo è un campione di Howardite, una breccia da impatto. Le Howardite sono frammenti di roccia staccatisi dalla superficie di Vesta in seguito a un forte impatto. Dopo essere schizzati via dalla superficie, si sono aggregati e fusi insieme alla regolite. In seguito, tramite un impatto astronomico, questi frammenti della crosta di Vesta hanno colpito la Terra.
Questo è un campione di diogenite. Ha una struttura che ricorda quella del basalto e si è formata sotto la crosta di Vesta. È una roccia magmatica nata in seguito alla solidificazione di magmi. Il nostro scopo è determinarne la composizione chimica e i minerali presenti. I risultati dell'analisi di questi campioni ci sveleranno la loro esatta composizione. I campioni di questo meteorite possono contenere tracce di stuttite, apatite, spinello, quarzo e altri tipi di minerali. Più il punto è luminoso, più è alta la concentrazione di ferro. Queste zone grigie contengono una quantità minima di ferro. Quella più alta è situata in questi puntini bianchi. La maggior parte di questi meteoriti contiene ferro, ma in concentrazioni differenti a seconda del punto. La missione Dawn ha anche studiato Cerere, l'oggetto più massivo della fascia principale di asteroidi, rivelandoci l'esistenza di un mondo come un oceano ghiacciato in cui acqua e ammoniaca reagiscono con i silicati. Cerere è un corpo celeste completamente diverso. Ha una concentrazione di sostanze volatili maggiore che potrebbe comprendere anche l'acqua. Su Cerere sono presenti, ad esempio, minerali che sono il risultato di una cosiddetta alterazione acquosa, che significa semplicemente che quando una roccia interagisce con l'acqua, si possono formare depositi di carbonati, che sono molto comuni sulla Terra. Cerere e Vesta sono considerati residui del sistema solare primordiale. Analizzandoli è possibile capire con più esattezza in che modo si sia formato il sistema solare. Questi corpi, insieme a molti altri asteroidi presenti nella fascia compresa fra Marte e Giove, non hanno avuto la possibilità di accrescere le loro dimensioni diventando pianeti veri e propri come Marte o la Terra. E questo si è verificato per diversi motivi. Crediamo che il principale sia perché Giove, che è un pianeta massiccio, è molto vicino a questa regione del Sistema Solare. E potrebbe avere esercitato una perturbazione tale da impedire a questi pianeti minori di aggregarsi per dare vita a un corpo celeste più grande. Grazie a diverse missioni pionieristiche su determinati asteroidi, siamo stati in grado di fare nuove scoperte riguardanti la formazione del Sistema Solare. Il ruolo che gli asteroidi hanno ricoperto nella genesi dei pianeti e nel portare gli elementi della vita sulla Terra. Ciò nonostante, ci sono alcuni misteri irrisolti. Uno di questi è che cosa ci sia nel nucleo dei pianeti maggiori. Benché si possa studiare indirettamente l'interno dei pianeti per avere delle informazioni in più circa le loro origini, è impossibile trivellare la superficie di un corpo celeste di grandi dimensioni, come ad esempio la Terra, per raggiungere il nucleo. Tuttavia, un raro asteroide di nome Psiche potrebbe fornirci l'opportunità di esplorare il nucleo di un corpo planetario senza bisogno di scavi. L'asteroide Psiche sembrerebbe essere il nucleo esposto di ferro e nichel di un protopianeta, un microcosmo formatosi agli albori del nostro sistema solare, che non ha mai raggiunto le dimensioni di un pianeta. Come nel caso di Vesta e Cerere, la sua evoluzione è stata interrotta. Ma è prevista una missione che migliorerà la nostra comprensione del processo di formazione dei pianeti grazie ad un'analisi approfondita di questo unico e particolare asteroide metallico, la missione Psiche della NASA. Il lancio è previsto per il 2022 e la sonda raggiungerà il suo obiettivo nel 2026, dopo un viaggio di 3 anni e mezzo. Questo ci consentirà per la prima volta di fare luce su una delle più importanti parti costitutive dei pianeti, il nucleo ferroso. Non abbiamo mai avuto la possibilità di recarci su un asteroide composto quasi interamente di ferro. Si ritiene che questi corpi metallici, un tempo, fossero presumibilmente i nuclei di corpi maggiori, come ad esempio gli asteroidi o i pianeti nani, e che poi siano stati espulsi
in seguito a violentissime collisioni molto tempo fa. Quindi potrebbero aiutarci a capire come sono fatti i nuclei planetari. Ma c'è anche un altro aspetto interessante, ovvero scoprire quale sia la geologia di un corpo ferroso. La storia del Sistema Solare è contraddistinta da eventi catastrofici sin dagli albori della nebulosa solare che diede origine al disco protoplanetario. Le violente collisioni fra i corpi celesti furono indispensabili alla sua evoluzione. La posizione dei pianeti cambiò in seguito a violente interazioni gravitazionali e furono proprio queste migrazioni planetarie a ricoprire un ruolo chiave nel processo di formazione del Sistema Solare. Gli asteroidi troiani, antiche vestigia di quel lontano passato, intrappolate nell'orbita di alcuni pianeti, potrebbero aiutarci a fare luce sull'argomento. I troiani di Giove potrebbero svelarci cos'è accaduto l'ultima volta che Giove si è spostato e in che modo ha influenzato la disposizione dei pianeti nel Sistema Solare. Lucy farà visita a 6 dei cosiddetti asteroidi troiani, ovvero quei corpi che precedono o seguono Giove nella sua orbita. Uno degli aspetti più sorprendenti di questi asteroidi è che, benché occupino una porzione di spazio molto ridotta, ovvero la piccola regione vicino all'orbita di Giove, hanno caratteristiche fisiche molto diverse tra loro. Infatti si sono formati in luoghi differenti del disco protoplanetario e l'evoluzione gravitazionale dei pianeti ha fatto sì che un grandissimo numero di corpi esterni a questa regione venisse intrappolata al suo interno. Il lancio della missione Lucy della NASA è previsto per il mese di ottobre del 2021 ed esplorerà per la prima volta gli asteroidi troiani. Esamineremo corpi in entrambe le nuvole. Lo scopo è tentare di determinare le differenze di questi asteroidi e capire a cosa sono dovute, perché questo ci fornirà degli indizi vitali per comprendere in che modo si è trasformato il nostro sistema solare. La missione è stata battezzata Lucy per via del fossile omonimo. Si chiama così in onore dell'ominide Lucy, l'australopiteco il cui scheletro è stato rinvenuto nel 1974. Così come Lucy ha rivoluzionato tutto quello che sapevamo sull'evoluzione umana, la missione omonima ribalterà ciò che sappiamo sulla formazione e l'evoluzione del Sistema Solare. Le scoperte di Lucy ci forniranno nuovi indizi per decifrare le origini della Terra e della nostra specie. Ma gli asteroidi non solo ci consentono di fare luce sull'evoluzione del Sistema Solare o sull'origine dei pianeti. Sono anche una fonte di energia pressoché inesauribile. Contengono infatti risorse naturali come acqua, composti organici e metalli preziosi. In un futuro prossimo, questi asteroidi potrebbero facilitare l'esplorazione del Sistema Solare tramite veicoli spaziali con e senza equipaggio, trasformandosi in provvidenziali luoghi di sosta per viaggiatori diretti verso mete lontane come Marte o corpi celesti più lontani. Ancora non esistono stazioni di servizio nello spazio, ma scienziati e ingegneri stanno già cominciando a pensare in che modo gli asteroidi potrebbero un giorno provvedere al rifornimento di veicoli spaziali diretti verso destinazioni lontane. Questi microcosmi potrebbero anche aiutare gli astronauti a rifornire le loro scorte di acqua o altri materiali. Gli asteroidi non sono semplicemente dei piccoli corpi celesti, ma veri e propri microcosmi che possono aiutarci a decifrare il nostro pianeta, la Terra, così come il Sistema Solare. Possono fornirci indizi preziosi riguardanti la sua origine, la sua evoluzione, la formazione dei pianeti e persino la genesi della vita. Le attuali risorse tecnologiche ci permettono di immaginare un futuro non così lontano in cui gli asteroidi fungeranno da luoghi di sosta per l'esplorazione dello spazio profondo e diventeranno giacimenti per l'estrazione di metalli, minerali e propellente da utilizzare nello spazio e magari anche sulla Terra. L'avventura non è che agli inizi. L'esplorazione degli asteroidi è appena cominciata.